dell'autore del presente trattato, edito nel 1772, che si presenta con lo pseudonimo di Le Breton, non si conosce né il nome né il cognome e neppure le date di nascita e di morte. Solo le poche pubblicazioni ci forniscono delle date precise. Malgrado questa lacuna, noi ci riteniamo fortunati di possedere un testo di una così grande utilità per il lavoro pratico spagirico alchemico. Anagrammato, lo pseudonimo diventa Le Très Bon, cioè il molto buono. Anche le parole del frontespizio dell'opera originale, noi crediamo, contengono interessanti informazioni. L'autore effettivamente è molto buono, con la sua chiarezza che offre nell'esposizione della pratica operativa. Però, per chi non conosca le basi della fisica ermetica e il modo di scrivere dei filosofi, questo testo resterà pur sempre oscuro. Il suo vero significato sicuramente non è quello che il lettore comune si immagina di comprendere. Tutti gli scrittori antichi scrivevano in favole per nascondere la scienza sotto il velo delle finzioni, per mantenere nel mistero e per separare il sacro dal profano. I loro scritti racchiudono molte altre cose che non si scoprono a prima vista e neppure ad un'attenta lettura. Per questo i filosofi raccomandano sempre di leggere molte volte i loro testi. Il mutus liber lo conferma con il detto legge, legge, relegge, labora et invenies, che significa leggi, leggi, rileggi, lavora e troverai. Salomone ci dice: Io ho pregato con ardore e mi fu donata l'intelligenza, ho invocato e su di me scese lo spirito di sapienza. Per questo Pernetti afferma: questa scienza è la chiave di tutte le altre, perché con essa si arriva alla conoscenza dei procedimenti della natura, cioè di alterare, purificare e perfezionare col riunire le parti omogenee e portarle alla massima perfezione. Questo lavoro termina con la medicina universale, che è uno dei capolavori dell'arte ermetica. La materia e la lavorazione è stata esposta dai saggi nei loro trattati con degli enigmi, metafore, allegorie e parabole, affinché essa diventi comprensibile solo a coloro che il Signore vuole favorire ed illuminare. Così scriveva invece Villanova. Chi vuol leggere bene i libri dei filosofi deve compiere diligentemente diverse preparazioni con il lavoro manuale, perché un libro spiega un altro, per cui se in uno vi è stato messo troppo poco, questo verrà completato nell'altro. Così nessuno può fare progressi nella pratica se non si sarà allenato nella teoria con diligente ragionamento e riflessione. Disse l'alchimista polacco Michał Sędziwoj, soprannominato Cosmopolita. Non ti arrabbiare se tu trovi qualche volta delle contraddizioni nei miei scritti. È l'usanza generale di tutti i filosofi e tu ne hai bisogno se li comprendi. La rosa non si trova mai senza spine. Che cosa sia il lavoro manuale, come lo intende il Villanova? È quanto Basilio dice nel suo Currus triumphalis antimonii, il cocco trionfale dell'antimonio, nella spiegazione della considerazione dell'essenza, che è il secondo dei suoi cinque punti e che bisogna ben conoscere. Il lavoro manuale è quello di portare dall'invisibile nel visibile e così mettere alla luce la teoria.
Questa è nata ed è stata sviluppata nell'invisibile e con il progetto di lavoro scritto a mano diventa visibile. Il risultato della pratica di laboratorio non è altro che la conferma e la dimostrazione che il lavoro manuale di visibilizzazione o di corporalizzazione dell'invisibile è stato giusto. Il sottotitolo del trattato ci dice: le chiavi che danno la conoscenza dei principi e delle operazioni di quest'arte nei misti dei tre regni. Due parole attirano l'attenzione. La prima è misti. Questi misti sono gli esseri individuali di ogni regno che la natura porta al previsto e completo sviluppo naturale. Il misto può raggiungere la massima perfezione possibile solo se la natura è aiutata dall'arte. Molti credono che i metalli imperfetti lo siano a causa di una incompleta cottura e così non abbiano potuto raggiungere la perfezione. Ogni metallo imperfetto nel mondo in cui ora viviamo ha il suo preciso scopo da assolvere nello stato in cui si trova presentemente. È solo l'arte che può portare tutti i metalli imperfetti alla loro massima perfezione possibile, che è quella dell'oro. Bisogna tenere ben presente che l'oro dei filosofi non è quello volgare. Le Breton, nel suo primo aforisma, sembra indicare spagiria ed alchimia come la stessa cosa. Effettivamente lo sono, ma solo nel lavoro di separazione del puro dall'impuro e nella riunione di questi principi puri separati. Dal nostro punto di vista, il chimico ermetico si chiama spagiro quando lavora su un particolare di uno dei tre regni. Alchimista quando lavora nell'universale, che è il quarto regno, la sorgente dei tre regni. E filosofo quando questo procedimento è applicato al quinto regno, quello umano, che rappresenta, in un certo modo, la quinta essenza dei regni. Questa differenza è fatta notare molto bene da Al-Ghazali, noto anche come Al-Ghazel e Al-Ghazelus nell'Europa medievale, in quanto nella sua opera Elixir della Beatitudine egli scrive: come quell'elixir che trasmuta i metalli imperfetti come il rame e l'ottone alla purezza e perfezione dell'oro non è conosciuto da tutti e non è facile da trovare, similmente l'altro elixir che trasmuta l'uomo dalla bassezza animale alla purezza angelica non è conosciuto da tutti e non è facile da trovare. Dopo misti, la seconda parola è principi. L'ermetismo li spiega così. Tutti gli esseri sublunari consistono di tre principi: sale, solfo e mercurio, ed afferma che la malattia è un disaccordo nell'equilibrio di questi tre principi nel corpo, che è il quarto, come veicolo dei tre. L'arte consiste nel separare questi tre principi puri dall'impuro terrestre per via naturale, senza distruggerli, e di riunirli di nuovo in un essere superiore.